Ferrari Segreto, il mito americano, l'apprezzatissimo libro scritto da Italo Gucci, è stato presentato a Palazzo Meduri di Gioiosa Ionica. L'autore, cresciuto a fianco di grandi uomini come Aldo Bardelli, Enzo Biaggi, Gianni Brera, ci racconta un uomo antipolitico e non si sofferma sulla vita professionale del grande Ferrari, che tutti conoscono, ma va in profondità illustrando la parte più intima come la sofferenza nella sua gioventù nella ricerca di un lavoro. Italo Gucci, che peraltro ha un ricco curriculum di tutto rispetto, al timone di vari quotidiani nazionali come Il Resto del Carlino, La Nazione, ha voluto arricchire il libro con scatti suggestivi firmati Walter Berveglieri. Ho deciso, dopo molti anni dalla morte di Enzo Ferrari, di fare un libro non tanto per spiegare chi è Enzo Ferrari, lo conoscono tutti, ci sono centinaia di libri, ma soprattutto per ricordarlo nella sua qualità di uomo, di persona, più che di grande costruttore, a quelli che piano piano vanno dimenticandolo, soprattutto i giovani, i quali credono che la Ferrari sia solo un'automobile, mentre è il risultato della passione, dell'inventiva e della capacità di un uomo nato dal niente, sofferente in gioventù per la ricerca di un lavoro, e pian piano diventato un mito che proprio di questi tempi è esploso poi clamorosamente in America, diventando una realtà imprenditoriale di altissimo livello. Per dirla con parole molto semplici, l'uomo che aveva inventato un'automobile e un'azienda che la Fiat aveva salvato in un momento difficile della sua vita, oggi è diventato a modo suo il salvatore della Fiat, che grazie anche alla Ferrari è diventata una delle prime firme dell'automobilismo mondiale. Peraltro, in occasione dell'evento, l'artista di Tauria Nova, Giovanni Portogallo, ha esposto le sue opere dedicate alla Ferrari utilizzando la sua tecnica nota, quella tridimensionale, che lo contraddistingue. Dunque, sono l'artista Portogallo Giovanni, e sono di Tauria Nova e sono l'inventore della tecnica tridimensionale sulla tela, con la critica del professore Sgarbi. Sono un artigiano che da tanti anni sto operando per portare avanti questa tecnica e non ho avuto la possibilità di potermi farmi vedere e uscirne fuori. L'occasione con Italo Gucci, il grande scrittore che ha fatto un libro per la Ferrari, ho trovato l'opportunità di mettere un paio di lavori della Ferrari, della mia collezione dei miei lavori. Sicuramente non tanta gente lo conosce questa tecnica. Cerco un giorno di poter farmi conoscere, sempre ringraziando sempre gli operatori e gli assessorati locali se lo fanno. Io sono molto contento, soddisfatto di questa apparenza stasera, e con te, la mia, che io la ringrazio moltissimo. Questo è Piero Ferrari, un pilota degli anni 60, credo. E questo è il Presidente della Repubblica Gronchi in visita a Maranello. Questa è una delle Ferrari degli anni 70, quando cominciava ad esserci anche il colore delle imprese. Questa è la visita del Papa Wojtyła a bordo di una Ferrari a Maranello.